Ciao a tutti, un nuovo tutorial da Mojo Italia. Mojo Italia è il festival del giornalismo mobile, si svolge ogni anno a settembre a Roma. Ci occupiamo di produzione video, audio e via social di contenuti. Questo tutorial risponde a una domanda che molti colleghi, molti amici in questo periodo ci hanno fatto, cioè come si può realizzare un'intervista in videoconferenza, quindi da remoto. Vedremo i principali strumenti che si possono utilizzare per una videoconferenza in questo tutorial. Vi ricordo che sul canale YouTube di Mojo Italia stiamo pubblicando i seminari video della edizione 2019. Durano 3 ore, condotti dai principali esperti italiani, e ve li mettiamo a disposizione gratuitamente per aiutarvi a restare a casa in una maniera, insomma, smart, intelligente, occupando il vostro tempo con la formazione e l'apprendimento, o almeno questo è il nostro tentativo. Troverete sul canale YouTube anche un tutorial che ho realizzato nei giorni scorsi con Enrico Farro, ed è un tutorial che vi consiglio comunque di guardare, anche se partite direttamente da questo sulle videoconferenze, perché non si tratta solo di premere un bottone, di conoscere un programma, ma si tratta anche, almeno questo è il nostro punto di vista, di curare la location, di curare le luci, di curare insomma la qualità del prodotto finito, la qualità dell'immagine. Cominciamo dall'app che è probabilmente più popolare, o sicuramente da più anni in circolazione. Molti hanno un account di Skype, è un'app gratuita entro certi termini, cioè il numero dei partecipanti alle video o alle video, alle audioconferenze. Lanciamo Skype, il login è automatico, proviamo a fare una conversazione con Enrico Farro. Enrico sarà il nostro intervistato o viceversa. Ciao Enrico. Eccomi. Notiamo una cosa, che se cercate il vostro contatto e non l'avete già fra i contatti, potete utilizzare questo campo per la ricerca. Nel caso fosse difficile trovarlo, può capitare magari per omonimie, potete anche coinvolgere le persone direttamente con un invito. Invita a Skype. E poi potete sia copiare questo link e inviarlo alla persona, oppure via email. Join Mojo Italia on Skype, cioè partecipa a Skype. Possiamo mandarla, in questo caso la mando a Enrico Farro. Per avviare la videochiamata vado in alto a destra, c'è questa icona di telecamera. Partiamo. Ci sistemiamo. Ciao Enrico, come va? Ciao Nico. Allora, proviamo a registrare la nostra videoconferenza. Tu sei già attrezzato col tuo microfono nella tua postazione di e-learning. Per registrare questa conversazione basta andare qui in basso a destra nello schermo, c'è scritto More Option, più opzioni, 3 pallini, ci cliccate sopra e vi dirà Start Recording, e sta già registrando. Ve ne accorgete perché in alto c'è scritto Start Recording o Stop Recording se ci cliccate sopra, e ricordatevi che, come all'inizio quella scritta in alto recitava, evitate problemi legali, avvertite l'altra persona che state registrando. Se non lo fate, sappiate che lo fa Skype in automatico. Allora Enrico, facciamo questa intervista, anzi, ma tu quale app preferisci fra Skype e le altre che andremo a vedere in questo tutorial? Guarda, mi sto trovando molto bene con Google Hangouts Meet, che è quella che stiamo utilizzando in alcune scuole per fare le lezioni a distanza. Ovviamente mi viene in mente che il prossimo tutorial lo farai tu su Google Hangout e magari Google Classroom, non ridere perché lo farai. E facciamo finta che la nostra intervista sia finita, così mostriamo a chi ci sta guardando dov'è il file video che stiamo registrando. Facciamo stop recording, ok, e attacchiamo. A dopo. Il file compare all'interno della finestra della chat di testo. Ci sono anche qui 3 pallini, ci andate sopra e vi dirà Save to Downloads, salvatelo su Downloads, lo volete nella cartella del download. Se lo volete salvare altrove, fate Save As e lo potete salvare in una cartella specifica. Noi però lo salviamo su Downloads, che è la cosa più semplice. Il file è stato salvato, lo lanciamo.
ricordatevi che, come all'inizio quella scritta in alto recitava, attenzione, lo split screen, cioè lo schermo diviso a metà, non può essere modificato in Skype. Per intervistare qualcuno su Skype avete bisogno che l'altra persona abbia un account Skype, oltre ad avere l'app di Skype installata, si tratti di telefono o di computer fisso. Ora vedremo però altre soluzioni che non impongono all'intervistato, magari una persona poco pratica tecnologicamente o che non ha facilità di installare app sul proprio computer o sul proprio telefono, magari perché sta usando un computer aziendale, capita in questi giorni per esempio con i medici ospedalieri, possiamo utilizzare qualche altra strada. Cominciamo con Zoom. Zoom è un'app che ci offre un vantaggio. Il nostro intervistato non necessariamente deve avere un account per partecipare all'intervista. Ovviamente ce lo dobbiamo avere noi. Partiamo dal browser. Abbiamo precedentemente attivato il nostro account di Zoom, un account che possiamo attivare anche con la password e un'eventuale email di Gmail. È importante, andiamo in profile, questo link è il link di invito alla nostra video intervista, nostra stanza, chiamatela come vi pare. Apriamo il nostro browser della mail, inviamo la mail in questo caso a Enrico che ci aspetta, intervista, per favore clicca su questo link e inviamo la mail. Intanto cosa faccio però? Attenzione, in questa barra di preferenze, di menu, recordings, dobbiamo attivare la registrazione automatica. Cloud Recordings, lui ci manda di nuovo ai settings del profile, ce lo spiega bene per motivi anche di privacy. Recording di nuovo, lo vedete, ha già attivato sia il local recording che l'automatic recording, la registrazione automatica. Ma prendiamo ora quel link e incolliamolo in una finestra browser. Carichiamo la pagina. Ora questa pagina lancerà l'app che abbiamo preventivamente installato, perché conviene evidentemente fare prima delle prove piuttosto che lanciarsi direttamente. Attiviamo la app. Come vedete sta caricando il nostro meeting, il nostro incontro, join with computer audio, ok, perfetto. Adesso, visto che noi siamo gli host, coloro i quali stanno ospitando, come dire, una o più persone, dobbiamo far partecipare il nostro Enrico, eccolo. Possiamo anche scrivergli, in questo caso gli chiederemo di attivare la Ask Start Video, quindi cliccando su questa telecamera che è ancora barrata, attiviamo anche noi con Start Video la nostra camera e ora ci vediamo e ci possiamo anche parlare. Ciao! Ciao Enrico! Allora, ti faccio la prima domanda. Quanto è comodo utilizzare Zoom? Abbastanza comodo, devo dire, ti arriva questo link nella mail su cui devi cliccare e automaticamente ti apre l'interfaccia della stanza di... È facile perché non richiede a chi all'intervistato di avere un account Zoom che invece deve avere solo l'intervistatore, quindi taglia i tempi. Ora interrompo questa chat per mostrare come viene registrato il video e poi ci vediamo su un'altra app che è l'app di Cisco. A tra poco. Io ho premuto su stop recording. Devo, per fare in modo che il file possa essere salvato, devo interrompere il meeting. Quindi clicco su End Meeting for All, confermo. E ora comincia, questo è solo un avviso di upgrade, comincia a salvare il file. Lo salviamo qui, dentro documenti, ed eccolo il file. Come ci siamo arrivati? È molto facile, dalla cartella documenti, Zoom, ci sono le varie sessioni con data e orario, l'ultima ovviamente, apriamo il file. A parte c'è un po' di nero all'inizio ovviamente legato ai tempi di connessione e quant'altro. Ed ecco il file.
Ciao. Ciao Enrico. Allora, ti faccio una prima domanda. Quanto è comodo utilizzare Zoom? Come vedete, c'è una sorta di regia automatica perché a seconda dell'intervistatore, a seconda di chi sta parlando, intervistatore o intervistato, quindi stiamo attenti a cavallarci, in qualche modo la camera cambia. Ora passiamo però a vedere un'altra app, un'app che viene utilizzata in questo momento soprattutto da alcuni network americani, in particolare la CNN, non sappiamo se per motivi commerciali o di scelta tecnologica, è l'app della Cisco, vediamola insieme. Entriamo sempre da interfaccia browser, interfaccia web. Ecco, ancora una volta, come nel caso di Zoom, c'è un link da inviare all'intervistato. Lo copiamo, Meeting Me, lo copiamo. Apriamo il browser della mail, il nostro client mail, lo mandiamo anche di nuovo a Enrico Farro. Subject, intervista. Clicca qui. E la mandiamo via. Possiamo intanto premere su Start Meeting. Ancora una volta la pagina browser lancia l'app. Ci ricorda che la nostra camera funziona e il nostro microfono anche, quindi cautela. Abbiamo avviato il meeting, aspettiamo che il nostro invitato si faccia vivo. Ovviamente in questi casi il telefono è un grosso aiuto. Ecco Enrico che spunta sullo schermo. Eccomi. Ciao Enrico, allora io comincio a registrare questa sessione. È molto semplice perché c'è un bottone, un classico bottone di recording in evidenza. Clicco, eccolo. Cominciamo a registrare, prima ci chiede dove vuole che salviamo, io direi salviamo in downloads, save, e sta già registrando. Anche in questo caso Enrico è tutto abbastanza semplice perché tu, pur non avendo un account di Webex Cisco, puoi entrare dentro la chat, la video chat, la nostra video intervista. Sì. Sì, ma mi ha chiesto di scaricare l'applicazione, quindi sì, per entrare nella conversazione ho dovuto prima scaricare un pacchetto che si è andato ad installare automaticamente sul mio computer e poi mi si è aperta la schermata. Dirò lato audio che forse la qualità era leggermente migliore la qualità dell'audio di Zoom di prima. Ora io direi che ci salutiamo e così scarico il file e vediamo come recuperarlo e quindi come utilizzarlo. Okay. Ciao! Ecco, con la X interrompo il meeting e ora cosa faccio? Mi vado a prendere il file. Il file abbiamo detto lo lasciamo in downloads. Eccolo qui. Oggi alle 15:19, ecco, ci avvisa che è stato salvato, apriamo, ecco. Funziona, devo dire che la qualità su Zoom è leggermente migliore, partiamo comunque di videoconferenza, quindi non vi aspettate una qualità broadcast televisiva. E anche perché usiamo un hardware di base, cioè i computer e i telefoni che sono le case di tutti, però come avete visto è molto semplice avviare una video intervista, cosa utile in generale, ma purtroppo in questi tempi, in tempi di coronavirus, ancora più utile. Io passo la palla ad Enrico per tutte le altre spiegazioni.